io faccio un lavoro che non riesco a spiegare a mia madre e faccio il mio sogno è, entro fine 2012 è riuscire a trovare il modo di spiegare il mio lavoro in 140 caratteri, insomma, ma spiegarlo nel senso che si capisca. Io faccio da social media qualcosa e per cui ho questa passione per la rete, i social network e da sempre. Io mi scrivo, cioè se esce un social coso state tranquilli che nel giro di qualche giorno, qualche settimana al massimo mi ci trovate sopra, con la curiosità di capire che cos'è, come funziona, che cosa serve e come posso usarlo personalmente o anche per lavoro. Per lavoro, per esempio, per fare promozione turistica a un territorio, per aiutare nella promozione di un libro, di una collana editoriale o, perché no, per raccontare quello che succede nel mondo. Quindi io ho iniziato la mia carriera, che è una parola un po' grossa, insomma, diciamo, ho iniziato a fare queste cose per passione e ho trasformato quella passione in un lavoro occupandomi appunto di promozione turistica e di altre cose attraverso i social media e passando poi anche a fare informazione. Su Twitter ho seguito tutta la primavera araba, grosso modo, quindi la rivoluzione tunisina e quella egiziana, chiamiamola rivoluzione libica, e gran parte dei movimenti in Medio Oriente, e quindi in Siria, Bahrain, e poi a seguire tutta una serie di altri eventi. Insomma, il 2011 è stato un anno vissuto online, raccontato online, le persone che vivevano gli eventi in tempo reale li raccontavano sulla rete. Per finire con Occupy Wall Street, a cui mi sono talmente appassionata, è un movimento molto interessante per molti aspetti e da molti punti di vista, al punto che ho deciso di andare a vederlo con i miei occhi. Non ero la sola, insomma, con me c'erano altre persone e per esempio per un lungo periodo nel 2011 ho collaborato con Strelnik e Ezekiel a questo progetto che si chiamava 140 Newsnet e insieme raccontavamo i fatti della primavera araba. E quello che avevamo in più rispetto ad altri era la capacità di essere sul pezzo e di saper trovare le fonti buone, affidabili, le storie da raccontare. E in un momento in cui non erano ancora molti, ma tuttora in realtà non sono ancora molti, quelli capaci di scovare le storie sui social network, scovarle e soprattutto verificarle. Beh, insomma, in Tunisia io avevo anche dei collegamenti diretti, sì, perché mio marito è mezzo tunisino, insomma, il mio suocero è tunisino, per cui noi della rivoluzione in Tunisia ne abbiamo saputo più o meno in contemporanea da Facebook, Twitter, più Facebook che Twitter, e dai parenti che telefonavano e raccontavano che stava succedendo qualcosa in Tunisia. Ho avuto un'esperienza di lavoro abbastanza brutta anni fa, in cui, diciamo, io ho collaborato per molti anni con un'associazione di partigiani, per cui organizzavo una manifestazione il 25 aprile e poi, insomma, era venuta fuori l'offerta da parte di questa associazione a Reggio Emilia di farmi lavorare per loro 6 mesi con un contratto a progetto per occuparmi un po' della comunicazione e dell'allargamento ai giovani delle attività dell'associazione. E è successo però che, insomma, io ho iniziato a lavorare ma il contratto ancora non si vedeva, non se ne parlava, e nel frattempo ho scoperto di essere incinta, e quando ho detto di essere incinta, insomma, al presidente dell'associazione, pensando che fosse una cosa normale, poi peraltro si trattava di un contratto di 6 mesi che quindi sarebbe scaduto prima della fine della gravidanza, ho ricevuto come risposta che, insomma, non era possibile farmi un contratto, quindi sono rimasta senza lavoro. Twitter fa anche giornalismo, cioè, poco, insomma, ma è un dato di fatto, non è un desiderio mio, è sotto gli occhi di tutti, insomma. In realtà digitale è un modo di pensare al contenuto, è un modo di pensare a come presentare questo contenuto, è il modo di fruirlo, di utilizzarlo. Il prodotto digitale deve essere a disposizione di chi lo fruisce per essere scomposto, ricomposto, utilizzato, insomma, a differenza di un prodotto cartaceo. E quindi c'è ancora molta strada da fare in Italia, perché bisogna capire questo, è un salto proprio culturale. Vado ad occupare Chicago, parto domani, e vado...
insomma, dopo aver seguito questo movimento per 6 mesi attraverso la rete, attraverso i racconti di chi di questo movimento fa parte, ho avuto voglia di andarlo a vedere con i miei occhi per capirlo meglio, per essere in grado di raccontarlo meglio una volta che sarò tornata. E nei prossimi 6 mesi, che insomma si va verso le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, un momento in cui indubbiamente Occupy avrà un ruolo. Cioè, già nei mesi scorsi Occupy è riuscito a introdurre nel dibattito pubblico e nell'agenda politica temi che mancavano completamente in America, e quindi immagino che nei mesi a venire sarà sempre più così. E l'idea mi è venuta quindi per la curiosità di andare a vedere, e per la curiosità anche di mettermi alla prova, vedere se dopo aver raccontato per un intero anno i fatti del mondo attraverso la rete, io riesco a trasformare questo lavoro in, come dire, trasportarlo nella realtà, quindi fare lo stesso lavoro di cura dei contenuti ma fatto sul posto anziché dietro a uno schermo di computer. E ho chiesto alle persone che mi seguono, ho fatto un preventivo, ho detto insomma, andare là mi costa tanto, 2600 euro, se volete che io vada e vi racconti quello che succede a Occupy Chicago, mettete almeno una quota da 10 euro, e in 130 hanno risposto nel giro di 10 giorni, e quindi ho raccolto i 2600 euro che mi servono. E per cui vado con uno status che non è né quello della giornalista inviata dalla testata, né quello della freelance che va a proprie spese e al ritorno spera di vendere quello che avrà fatto. Insomma, io vado sul mandato di 130 editori, vogliamo dire così, non lo so, insomma. Credo che serva al bagaglio di più persone per portare una cosa del genere in Italia. Ci proverò, vediamo. L'hashtag per seguirmi, che userò per raccontare e per interagire con me, quindi per farmi domande, osservazioni, eccetera, è TOWS, quindi Tigello Occupy Wall Street, abbreviato. E il sito su cui sarà raccontato tutto è occupychicago.altervista.org e si troverà tutto lì. Compresi anche i riferimenti per contattarmi, numeri di telefono, mail, se volete dirmi qualcosa, suggerirmi qualcosa, potete farlo tranquillamente attraverso il sito. Insomma, io sono lì ricettiva, insomma, non sono lì solo per raccontare dall'alto al basso, sono lì anche per ricevere stimoli da chi a casa mi sta leggendo e che mi può in qualche modo indirizzare e guidare.